gentili signore, egregi signori, caro professor signor Giovanni Reale, caro Armando, ormai la consuetudine di averti in egregio mi permette di salutarti in un modo così amichevole. È un piacere potervi salutare, e permettetemi anche di salutarvi in un modo inaspettatamente così numeroso, e ci fa veramente molto molto piacere potervi accogliere in questa sala del Consiglio Comunale di Nidrisi. Io vi saluto come sostituto del signor Paolo Andrea Mettel, presidente dell'associazione Mario Luzzi, Poesia nel Mondo di Nidrisio, che per inderogabili impegni professionali non può presenziare a questo incontro e che normalmente in questi momenti di incontro è lui che vi saluta e vi porta il saluto dell'associazione, del relatore e di Armando Toro. Ma ben volentieri, come sindaco, ho il piacere di potervi salutare. Spero che questa ulteriore possibilità di dialogo, di incontro in un ambito di queste manifestazioni promosse dall'associazione Mario Luzzi sia per tutti voi un momento particolare di riflessione, di arricchimento e tutto sommato mi permetto di dire anche un regalo che riceviamo in occasione del momento pasquale, della Settimana Santa. Nidrisio, così, nella Settimana Santa è forse una Nidrisio straordinaria. Io dico sempre che il momento più bello di Nidrisio è quello della Settimana Santa con le sue processioni storiche, con il concerto della domenica, insomma è qualcosa di straordinario. Se noi abbiamo la fortuna di andare qualche volta in vacanza in tanti luoghi del mondo, ecco, se c'è un momento dove invece non conviene andare in vacanza, conviene restare, a Nidrisio è proprio quello della Settimana Santa. E abbiamo pensato assieme all'associazione, anche per il tema che vi viene proposto, che fosse un regalo per tutti quanti in occasione della Pasqua, potervi presentare Giovanni Reale con le sue riflessioni su Sant'Agostino e con Armando Tonno che, come al solito, saprà togliere dal cappello, dal cilindro, quel coniglietto magico e mettere un tocco di brillantezza in tutta l'esposizione e in tutta la conferenza. A voi tutti benvenuti a questa conferenza, io mi congedo e lascio la parola ad Armando Tonno. Grazie al sindaco Croci che, come di consueto e generosamente, mette a disposizione anche la sala del Consiglio Comunale. Il professor Reale, entrando, essendo uno dei massimi studiosi al mondo di Platone, ha detto: ma Nidrisio si è realizzato il sogno di Platone, cioè la politica che si incontra con la filosofia, cosa che non succede da nessuna parte. Ma molto semplice, io devo semplicemente aggiungere alcune cose. Innanzitutto, questo incontro che noi facciamo sempre, diciamo così, unendo il comune di Nidrisio, il suo desiderio di, diciamo così, di approfondire alcuni momenti culturali dell'associazione Mario Luzzi, Nidrisio Poesia del Mondo, questa volta ha una riflessione un po' particolare. È la Settimana Santa e la Settimana Santa, abbiamo sentito dal sindaco, per Nidrisio è un momento nel quale Nidrisio cambia, vedete una città anche con la sua tradizione artistica, con i suoi trasparenti, queste cose. E per entrare nella Settimana Santa pensavamo che la cosa migliore fosse invitare uno dei massimi studiosi del pensiero antico e quindi anche uno studioso che ha riflettuto per decenni sul cristianesimo per parlarci di un argomento. Giovanni Reale, come si fa a presentare Giovanni Reale? Dovremmo dedicare una serata solo all'elenco delle cose che ha fatto. Allora, innanzitutto è il più grande storico della filosofia antica oggi vivente. La sua storia della filosofia antica è stata pubblicata in 10 volumi da Pompiani ed è tradotta in diverse lingue. La sua storia della filosofia che ha scritto con Antiseri sta per essere tradotta in cinese, o forse sta per l'interesse.
Afghanistan. Che anche l'Afghanistan, e questo è stato tradotto in russo, in inglese, in francese, in tedesco, eccetera. È stata parte dell'edizione per il Corriere della Sera, una delle più diffuse al mondo. Giovanni Reale dirige la collana di filosofia più importante che c'è in Europa e una delle più vaste al mondo. I testi del pensiero occidentale che esce da Bompiani sono oltre 200 volumi, nei quali sono usciti opere fondamentali, e i testi a fronte sono circa 150. In questi giorni è uscito un Amuno, se non sbaglio, e proprio l'agonia del cristianesimo è di questi giorni. E quindi 350-360 volumi che trovate in tutte le librerie d'Europa. Ma Giovanni Reale è anche la persona che ha tradotto tutto Platone in italiano, è la persona che ha tradotto i testi fondamentali di Aristotele in italiano, è la persona che ha dato vita alla scuola di metafisica dell'Università Cattolica. Giovanni Reale è la persona sulla quale ha puntato padre Agostino Gemelli quando ha deciso di creare in Cattolica un centro per lo studio della filosofia antica. L'ha spedito in Germania. In Germania ha incontrato e diventato amico di Gadamer, dei grandi filosofi, dei grandi filologi, e poi ha portato di nuovo in Italia e, diciamo così, anche un po' in Europa, tutta una nuova interpretazione di Platone. Reale, io lo conosco da tanto tempo, perché un giorno andai in Cattolica, lui era professore di filosofia antica, e lo costrinsi a scrivere su un giornale che allora dirigevo. Ho detto: caro professore, per lei non è che sia un impegno, eccetera, è un dovere, lei sa spiegare filosofia come nessun altro. Per favore spieghi a tante persone chi era Platone, chi era Plotino, chi era Aristotele, chi era Sant'Agostino, chi era Seneca, eccetera. Io non faccio l'elenco dei suoi libri, perché adesso ho detto Seneca, ma lui è anche l'autore della traduzione di tutto Seneca in italiano, è il nuovo traduttore di Plotino, è il nuovo traduttore di Aristotele, il nuovo traduttore di Platone. Di Platone addirittura risale a lui, alla scuola di Tübingen, la scoperta, diciamo così, l'individuazione del Platone esoterico, cioè del Platone delle cose non scritte, le cose non scritte di Platone che hanno importanza forse superiore di quelle scritte. Quindi tutto un filone che è stato approfondito, che ha avuto anche pubblicazioni internazionali, eccetera, eccetera. Io adesso non entro in questi dettagli, dirò perché questa sera si trova a Mendrisio. Si trova a Mendrisio semplicemente per parlare di Sant'Agostino. Era un modo per fare Pasqua con noi, con voi, con Mendrisio, con le sue tradizioni, con le sue immagini. E Agostino, tutti sappiamo che è quel gigante della storia del cristianesimo, al quale arriva tutto il pensiero antico e dal quale parte tutto il pensiero cristiano. Se voi pensate, Lutero era monaco agostiniano, la riforma parte un po' da lì, Pascal è condizionato da Agostino, anzi tutto il giansenismo è condizionato da Agostino, l'opera che legge il giansenismo si chiama Augustinus di Giansenio. Agostino entra nelle pagine di tutta la filosofia moderna, contemporanea, nessun pensatore può evitarlo. Agostino è quel gigante che non soltanto dà un pensiero forte, fondante del cristianesimo, ma è quel gigante che va ancora interpretato. Giovanni Reale ha tradotto lo scorso anno e l'ha anche, diciamo così, reso possibile una lettura più aperta, il commento al Vangelo di Giovanni di Agostino. Sono 4.000 pagine, per intenderci. E adesso sta attendendo a un'altra opera, Le Confessioni. Sarà una cosa completamente nuova. Le Confessioni, voi pensate che possono essere lette in diversissimi modi. C'è un americano che dice: ma Le Confessioni non sono un'opera vera, sono un romanzo. Un altro dice: no, Le Confessioni sono quest'altra cosa. No, sono quest'altra cosa. Giovanni Reale forse ha trovato la chiave, quella chiave perduta che ci consente di capire il grande mistero che c'è nelle Confessioni, di questo colloquio pauroso, immenso, fondante, di un uomo, di un santo, con Dio, direttamente. E allora questa sera, qual è il nostro, diciamo, nostro motivo anche di orgoglio? È che Giovanni Reale ha rinunciato ad altri impegni per essere qui, per parlarci di Agostino, di quel che sta facendo, di quel che ha cercato, di quel che ha trovato, di quel che ha detto, di quel che ha fatto, di questo suo colloquio con il santo che ormai sta continuando da anni
e di queste sue nuove scoperte sui testi di Agostino. Io dico anche che mentre riassumo tutte queste cose, Giovanni Leale sta scrivendo un'altra storia del pensiero filosofico e scientifico. Sono usciti 4 volumi presso la scuola, è un'altra cosa nuova rispetto a quelle precedenti. Cioè, è una persona che non ha smesso di studiare da oltre 60 anni. È una persona che ha incontrato i massimi filosofi contemporanei, ha dialogato con tutti, ha scritto sulle radici cristiane dell'Europa, ha reso possibile la lettura di testi fondamentali della filosofia, dirige le più importanti collane di filosofia, ha scritto le più importanti storie della filosofia esistenti, non soltanto in lingua italiana, ma per traduzione anche tutto, è professore anche honoris causa di varie università, lui tiene in particolare alla laurea honoris causa che gli ha dato l'Università di Mosca, e questa sera farà un po' di preparazione di Pasqua con noi. Lo seguiremo con Agostino. Agostino non è un pensatore facile, non è un pensatore semplice, però è un pensatore vero ed è un pensatore che ha vissuto il cristianesimo con un'intensità senza eguali. E allora io ringrazio Giovanni Leale, ringrazio l'associazione Mario Luzzi di Mendrisio, ringrazio il sindaco di Mendrisio e ringrazio tutti voi perché questo incontro è quello a cui io ho lasciato un po' il cuore. Avere Giovanni Leale qua stasera che parla di Agostino nella Settimana Santa era un po' come pensare di giocare quelle interne, no, al lotto italiano e beccarle tutte anche col numero di riserva. Ce l'abbiamo fatta e quindi augurarvi buona Pasqua, vi do anche buon ascolto di queste parole di Giovanni Leale. Io ho accettato perché mi comanda e io obbedisco, perché ha avuto ragione la prima volta quando ho detto no, tu devi scrivere per il giornale e far capire, solo che poi in quel giornale abbiamo fatto una rivoluzione, una prima pagina dedicata a Platone, che poi ci hanno invitato, una prima pagina a Plotino, una alla metafisica di Aristotele, ma tutti e due siamo d'accordo che i pensieri più profondi sono quelli proprio che vanno comunicati. E io sono d'accordo con Galileo che diceva scoprire e risolvere un problema difficile è cosa difficile, ma spiegarla poi a tutti è molto più difficile, e questo è l'impegno vero, mentre molti filosofi si nascondono sotto un linguaggio diciamo proprio esoterico. Mi complimento col sindaco e con il pubblico che non immaginavo così diciamo folto. Ma vedo la gente in piedi, qui ci sono sedie, vedete sedervi qui, non invece di stare in piedi, qui ci sono questi, ma... Allora io stasera vi toccherò il problema di fondo di Agostino, ricordando un particolare. Io a lui con molta ho detto sì, però io proprio la settimana in cui dovrei finire Agostino, e per caso proprio lunedì ho finito e l'ho consegnato al lettore, quindi tra l'altro sono anche libero. Però vi do una notizia statistica che vi stupirà. Una piccola casa editrice di Milano 10 anni fa ha fatto un esame matematico: quanti libri all'anno si pubblicano di e su Agostino, e dal punto di vista proprio dell'accertamento statistico è diciamo emersa una notizia strabiliante: uno al giorno. Ma l'altra notizia ancora più stupefacente, più ancora di questa, me l'ha dato il direttore dell'opera di Agostino di Città Nuova, e cioè questa, che le confessioni sono l'opera religiosa più venduta dopo la Bibbia, sia pure a debita distanza, si capisce, è come ovvio. Questo che cosa vi dice? Che parla all'uomo di oggi e di sempre. Ma io, proprio per dirvi che cosa ha detto dell'uomo, partirò dal problema più grande oggi. Parliamoci chiaro, oggi l'uomo ha smarrito il senso dell'uomo a vari livelli. Diceva molto bene un filosofo francese che dopo che Nietzsche ha ucciso Dio, cioè dopo che l'uomo ha ucciso Dio, uccidendo Dio ha ucciso se stesso. In fondo è veramente così.
E mi dicono gli psicologi e i sociologi che il problema che oggi, diciamo, più turba tutti gli uomini è quello della morte. Mi ha molto stupito che per una intervista che ho fatto al Corriere della Sera, la casa editrice Einaudi ha chiesto che attorno a quell'articolo altri proprio che cosa vuol dire morire. E il problema è questo, che molti non lo sanno, molti non lo sanno, vi do la prova. Ma prima di partire dalla prova, parto da quello che ha detto Gomez Davila in una sua massima molto bella. Ogni civiltà è un dialogo con la morte, e cioè con la morte ha parlato tutta la cultura, ma oggi, come vedrete, in maniera molto più drammatica. E che cosa hanno detto i filosofi greci sulla morte? Badate che per risolvere quel problema l'hanno, per così dire, rimosso, hanno rimosso la morte. E qui si verifica la verità di Nietzsche. Nietzsche diceva che tutti sappiamo che soffriamo e moriamo, e questo è grave, ma è molto più grave un altro fatto, diceva lui, che non sappiamo perché. Ma è di una profondità strabiliante. Il primo che ha parlato della morte è un filosofo dei presocratici, di Parmenide, il quale diceva semplicemente questo: guardate che la morte non c'è, dice, che sono nomi che hanno inventato gli uomini, privi di contenuto, nascere e morire, l'essere è da sempre. Negazione quindi della morte, che è etico, in maniera, diremmo così, sviluppata al 100%, quella rimozione di cui vi dicevo. E Platone è molto più fine, però sentite, dice, chissà se il vivere in questo mondo non sia un morire, e quando moriamo non entriamo nella vera vita. Si poneva questo problema. Ma direi che il più famoso, diciamo, la più famosa fiaba è quella operata da Epicuro, che era geniale e temeva la morte in maniera e il male radicale. Ha scritto, e era seguitissimo, guardate che la morte praticamente per voi non c'è, perché se c'è lei voi non ci siete più, se ci siete voi non c'è lei, e dunque insieme non vi trovate mai. E era una grossa consolazione, ma attenti bene che questa è proprio, è un, direi, una sublime bugia, perché varrebbe per l'animale un ragionamento del genere, ma l'uomo ha la coscienza, vede la memoria, con la memoria vede negli altri la morte, e quindi la fa sua, ed è un problema che non è, però vi ho detto questo semplicemente per dirvi, guardate gli antichi con la genialità che avevano come rifuggivano dalla morte. Ma qui riprendiamo, Emanuele Severino ha ripreso in pieno la tesi, è diffusissima, vero? È di Parmenide, la morte non c'è. Perché non c'è? Noi, dice, siamo un'apparenza dell'eterno, noi siamo eterni. La morte l'hanno inventata, e anche magari il cristianesimo, ma ecco, negazione dell'esistenza della morte. Siccome è geniale come mente, presenta la tesi in maniera raffinatissima e molto più, diciamo, accattivante di Parmenide stesso. Ma ecco, non sono queste le fughe più terribili, è quest'altra di cui vi dico adesso. E sono grato a Galimberti, un giornalista che lui aveva scoperto e lanciato, sulla Repubblica ha dato notizia di due correnti ma identiche in Francia e in America, che danno questa risposta. Dunque, il funerale dobbiamo eliminarlo, perché non ha nessun senso. Attenti bene che sociologicamente mi hanno detto che è vero, perché quando prevale in assoluto la vita del single, alla morte di una determinata persona può essere interessato nessuno. Però attenti bene, la loro risposta sarebbe questo: la morte in fondo è uno scarto di vita, di conseguenza dobbiamo trattare la morte come trattiamo gli scarti dei prodotti che usiamo in casa e in cucina. E quindi attenti bene, come adesso i più raffinati modi di eliminare questi scarti sono il riciclaggio e lo smaltimento,
Quando muore un uomo dobbiamo fare la stessa cosa, prendiamo gli organi utilizzabili e li reimpieghiamo. Il resto è lo smaltimento, li bruciamo. Galimberti non è un credente, ma ha detto una cosa molto bella, adesso ve la leggo, proprio giustissima. Spogliato dei suoi valori religiosi, metafisici e simbolici, non ospitati dallo scenario tecnologico, la morte oggi giunte con un tratto di sdorno, più nudo, privo di significati, quasi uno scarto di produzione della vita, un residuo inutile, l'assoluto straniero in un mondo frenetico, affaccendato non per raggiungere una vera o presunta finalità come lo era lo sguardo religioso e umanistico, ma con nessun altro scopo se non quello di esorcizzare la morte, segregandola, separandola, nascondendola nel deposito dei rifiuti e nello scarico dell'oblio. Ah, guardate che l'analisi veramente è perfetta. Torno a dire, non è un credente, non è, anzi, però è un metafisico, cioè un vero filosofo. Voi direte, ma c'è ancora qualcuno che in qualche modo dice la stessa cosa, ma in un'altra forma? Dico certo, proprio Aldo Schiavone ha lanciato un'altra idea, e che molti hanno, e anche Don Benzina aveva in un certo modo, che la morte ormai è negoziabile, in futuro sarà sempre di più negoziabile con la tecnologia. Tu muori se vuoi, se non vuoi puoi prolungare la tua vita. E prima di morire Don Benzina aveva quasi la sicurezza di riuscire a fare un ospedale che garantiva sul DNA la vita fino a 120 anni, assicurata. Ma lui sotto sotto pensava che in futuro saremmo andati ancora più avanti. Ed è la stessa idea che il sociologo Schiavone sostiene. L'umano prende sopravvento sulla natura. In futuro non ci sarà più la morte, perché la puoi spostare quanto vuoi. La risposta che io do a questo è con una frase terribile di Jankelevich, ma ve la leggo prima di arrivare ad Agostino, perché capirete che cosa ci dice. Dice: una durata eterna, un'esistenza infinitamente estesa sulla terra, sarebbe una forma caratteristica di dannazione. Ah, vi faccio vedere di apposta, È all'inferno, infatti, che le creature sono condannate all'insonnia perpetua, al supplizio della noia senza fine. L'inferno è l'impossibilità di morire. Beh, vedete che razza di posizioni. Ma quello che mi turba di più è la posizione che certi scienziati, ma non come scienziati, ma trasformandosi in scientisti, danno. Ed è quella del premio del famoso premio Nobel che ha Robert Edward inventato la riproduzione in vitro. Sentite che risposta dà. Ve l'anticipo perché è terribile. Guardate che non c'è più Dio. Chi è Dio? Gli scienziati. Siamo noi Dio. Ecco la frase. Fu un enorme successo che andò ben oltre il problema della fertilità, il mio. Riguarda l'etica del concepimento. Volevo scoprire chi fosse davvero il comando, se Dio o noi, scienziati. Ho dimostrato che al comando eravamo proprio noi. Bene, se vi devo dire che cosa trovo in queste frasi, esattamente quella tentazione che un'enormità di secoli fa è scritta all'inizio della Bibbia, che il demonio dà all'uomo: mangiate l'albero, sì, la mela dell'albero, cioè la scienza, della conoscenza di tutto, sarete come Dio. Ecco, allora, che cosa dice Agostino di sconvolgente che capovolge tutto questo? Bene, direi che la scoperta più grande sua, non per nulla, come vedremo, è qualcuno lo considera il primo uomo europeo in Europa, in un certo senso, è la scoperta dell'uomo interiore. Il primo che ha usato questa parola, uomo interiore, cioè l'uomo che tu hai dentro di te, non quello che si vede fuori, ma quello che c'è dentro di te,
è stato Platone, ma di passaggio, e non ha sviluppato la tesi. È stato il grande Jäger che ha individuato questo passo della Repubblica, in cui dice che la vera educazione è l'educazione non dell'uomo esteriore, ma dell'uomo interiore, dell'uomo che hai dentro di te. Però, ripeto, non l'ha sviluppata. Colui che ha sviluppato questo concetto è Agostino. Non è partito da Platone, ma è partito dal grande Paolo, il quale dice proprio questo: acconsento alla legge di Dio nell'uomo interiore. E cioè non è l'uomo esteriore che accetta Dio, ma l'uomo interiore. Nella lettera agli Efesi dice un altro passo. La Repubblica probabilmente Agostino non l'ha letta, perché era un po' avverso al greco e non era a disposizione di traduzione, e quindi il concetto di uomo interiore l'ho preso proprio da Paolo. Della lettera agli Efesi dice: per questo dico, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità dei cieli e della terra prende nome, perché vi conceda secondo la ricchezza della sua gloria di essere potentemente rafforzati dello spirito nell'uomo interiore. Che il Cristo abiti per fede dei vostri cuori, così radicati e fondati nell'amore, siate in grado di comprendere con tutti i santi qual sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Va comunque tenuto ben presente che in Agostino, ripeto, l'uomo interiore diventa la figura centrale. Non capirebbe neanche una pagina delle Confessioni chi non comprendesse questo. Vi dicevo che Maria Zambrana, Zambrano, una filosofa spagnola, discepola di Ortega y Gasset, dice proprio che questa figura dell'uomo interiore, come la presenta Agostino, è il concetto da cui è nata l'Europa, e quindi Agostino può essere considerato il padre dell'Europa. E scrive: quest'uomo nuovo è l'uomo interiore, ritorna in te stesso, nell'interno tuo abita la verità. L'uomo europeo è nato con queste parole: la verità è dentro di lui. Per la prima volta si accorge della verità dentro di lui e può riposare in essa. Perciò è indipendente, anzi è libero. Nelle Confessioni questo ritorno a se stesso e il ritrovamento in sé della verità è l'asse portante. Ma allora è qui il punto, siccome dobbiamo dire cose fondamentali che hanno costruito fino a ieri, oggi molti hanno dimenticato perché la cultura è dimenticata, ma è stata la base proprio della cultura europea, che è, in un certo senso, il concetto di io è, nella sua dinamica, è proprio solo e quasi o prevalentemente cristiano, ma adesso lo dimostro. Allora, tenete presente che oggi uso ancora la parola persona, ma se io domandassi che cosa intendi per persona, credo proprio che pochissimi saprebbero rispondere. Oggi il vero concetto di uomo non è la persona, ma è l'individuo, che è un'altra cosa, e che è la base poi della vita in solitudine, in certo senso. Allora, un Grotheuser, un buon filosofo, scriveva: nella filosofia greco-romana l'uomo cercava di spiegare sé con il cosmo, ma il cosmo non gli rispondeva. Adesso è diverso. Tu parli con Dio, Dio ti risponde. E aggiunge che il Dio personale e la personalità dell'uomo formano un nesso indissolubile. Allora, io considero i greci tutti particolari, devo dire che al concetto di persona, pur avendo concetti altissimi sull'uomo, non sono arrivati, ma vi spiego perché e qual è il fondamento. Allora, intanto, tu puoi parlare di io solo se il tuo io si mette in rapporto con un non io in maniera dinamica. Ora, siccome questo è necessario, i greci hanno dovuto fare un conto con questo rapporto dell'io con un non io, col diverso. E qual è? Allora, il primo
il concetto di destino, e sul concetto di destino hanno scritto molte cose e anche molto belle, ma sentite anche qui come hanno dovuto fuggire per risolvere il problema. Sai come risolvi il problema col destino? Sì. In quale modo? Accetta il destino dicendo io voglio quello che vuole il destino e allora sei salvo. Ma se tu fai il contrario, sai cosa ti capita? Che se anche tu non vuoi il destino, tu devi fare assolutamente quello che il destino ti impone. Perché seppur non volessi, ciò nonostante, io dovrei seguirlo. Però non da un uomo libero, ma malvagio. E l'uomo quindi parla col destino, ma il destino non gli risponde, è semplicemente, o semplicemente gli dice, devi fare quello che voglio io, che uso basta. Tu non c'entri. L'altra figura famosissima, la sentite nominare, la Moira. E però molti non sanno cosa vuol dire Moira, che è una cosa semplicissima, vuol dire parte. È la parte che ti è toccata nella vita, la tua parte, tutti. Ma è nient'altro che una forma, un aspetto del destino. E anche qui allora tu puoi vivere adeguatamente, dicevo di dirci, se ti accorgi qual è la parte che ti è toccata e agendo di conseguenza in funzione di questa parte. La terza, beh, ma sono tutte legate, è la necessità. Ma sentite che cosa bella, neppure Zeus può sfuggire alla necessità. E allora i filosofi, guardate che sono grandi anche quando sbagliano, perché i loro errori sono stupendi e dall'errore poi e fanno capire di quell'errore. Dicevano quindi, Seneca, sentite, puoi sfuggire alla necessità, ma come fai? Fai così, devi volere quello che vuole la necessità. Ecco, il rapporto dell'uomo greco col divino è molto più complesso, però la cosa più importante che devo dirvi è questo. E il divino, il Dio greco, non può dirti devi fare, il Dio non comanda, non ci sono comandamenti. Il Dio ti può proporre, ma non comanda lui. Chi comanda? La physis, la natura. E quindi non c'è una santità. Il santo per il greco è attuare la tua natura, non capovolgerla e rovesciarla. Però capite che capire questi pensieri dei greci ti aiutano e molto a uscire. E se vi domandate qual è allora da tutto questo il concetto di base dei greci che nasce e che Agostino rovescia, ecco, è quello che io chiamerei cosmocentrismo, cioè il centro del cosmo. Sentite cosa diceva il grande Platone, che io amo più di tutti i filosofi, ma anche quando sbaglia mi insegna, e dice, l'universo non esiste per te, ma sei tu che esisti per l'universo. Aristotele e tutti i greci hanno ripetuto la stessa cosa. Ci sono altre cose nel mondo più importanti dell'uomo, gli astri, eccetera. E Plotino diceva, l'uomo non è il migliore degli esseri viventi. E poi diceva un'altra cosa. I cristiani dicono essere figli di Dio, orrore, ma questa è una bestemmia. Tersite è un mostro, dici che è figlio di Dio? È chiaro che no, è assurdo questo. Ma allora andiamo avanti. Il radicale rovesciamento del pensiero biblico, evangelico, e poi vedremo Agostino come più di tutti la merito. Allora, nella Bibbia c'è scritto, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ma c'è di più. Nei Salmi si dice io ho posto tutto sotto i tuoi piedi. Ho fatto l'universo per te, uomo. Il contrario di Platone, non te per l'universo, ma l'universo l'ho fatto per te. Stupendo. Guardate che ho capito proprio molte cose proprio perché tu capisci bene un concetto se capisci il suo contrario. E soprattutto se il contrario è esposto alla genialità dei greci. Allora, il cristianesimo ha detto di più perché Cristo è Dio che si è fatto uomo e addirittura l'uomo che diventa, per così dire, un ricettacolo del divino, che il divino sposa, già
e padre della Grecia aveva un concetto bellissimo, per esempio questo. Chi è l'uomo? È piccolo, già, ma dentro di lui c'è un mondo grande. L'uomo è un mondo grande dentro a un mondo piccolo. Questo Gregorio da Zianzo. Gregorio di Nissa ne dice un'altra molto simpatica. I greci dicevano che in fondo l'uomo è un microcosmo, in lui c'è tutto. E loro dicono, cari greci, troppo poco, perché anche nel topo c'è tutto, quello che c'è in te, e in qualsiasi animale. L'uomo è molto di più. E in che cosa di più? Perché è immagine del creatore. E l'immagine porta in ogni momento il carattere della bellezza originaria. Ecco, e arriviamo quindi al nostro Agostino. Che cosa ha detto di più? Beh, prima vi leggo la grande, famosa frase delle Confessioni che ha commosso il Petrarca, che salendo sul monte adorava Agostino, aveva le Confessioni a letta e diceva altro, che si ha ragione, l'umanese è un anno di libero, cioè l'uomo è più importante del cosmo, delle cose del mondo. La frase è questa: grande è questa forza del tuo animo, della memoria, troppo grande, Dio mio, è un penetrare di vaste proporzioni ed è una forza che è propria della mia anima, che appartiene alla mia natura, però io stesso non comprendo tutto quello che sono. Allora, l'anima è forse troppo piccola per poter capire se stessa? E dove sta quello che essa non comprende di sé? Sta forse fuori di sé, invece che in se stessa? Ma come mai non lo comprende? Questo fa sorgere grandi meraviglie e mi coglie un grande stupore. E sentite qui, gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, gli ingenti frutti del mare, le assai vaste correnti dei fiumi, l'estensione dell'oceano, le orme degli astri, e abbandonano se stessi. Stupenda frase, commosso, è chiaro che poi invece a lui dà ragione, quindi è chiaro. Allora, tu uomo sei più importante dell'oceano, dei frutti, guarda te stesso. E allora che cosa nasce con questo? Dal cosmocentrismo si passa all'antropocentrismo, antropo vuol dire uomo, alla centralità dell'uomo. Allora qual è la cosa più importante? Che c'è, non è il cosmo, ma tu. Tu uomo. Ecco, allora io adesso vi leggo la frase, il pezzo di gran lunga Cuvelli, di Agostino, fonda questo concetto. È un testo basilare e che purtroppo non so per quale motivo, ma non è adeguatamente recepito, anche perché badate che molti uomini con la loro ibris vorrebbero essere chissà che cosa, ma quando poi dicono io sono la cosa più importante, io come uomo, rifuggono da questo. Sentite, pensa al tuo corpo, è mortale, terreno fragile, corruttibile, beh, gettalo via, ma forse solo la carne è temporale. Pensa ad altri corpi, pensa ai corpi celesti, sono più grandi fisicamente, superiori per natura, splendenti. Considera anche questi, si muovono da oriente a occidente, non stanno mai fermi, sono visti anche dagli occhi non solo dell'uomo ma dell'animale. Trascendi anche questi. E tu dici, ma come potrei trascendere i corpi celesti mentre cammino sulla terra? Non devi trascenderli con la tua carne, ma con la tua mente. Va oltre anche a questi corpi celesti. E sentite qui come ormai distrugge i greci. Per quanto risplendano, sono dei corpi. Per quanto brillino nel cielo, sono comunque dei corpi. E tu intrai qualcosa di superiore. Vieni, dato che forse tu pensi di non avere dove andare quando consideri tutti questi corpi celesti. Tu dici, ma al di là dei corpi celesti, dove dovrei andare? E che cosa dovrei trascendere con la mia mente? Hai considerato tutte queste cose? Sì, le ho considerate. Con che cosa le hai considerate? Si faccia avanti il soggetto che le ha considerate.
Infatti quel soggetto che considera tutte queste cose le discerne, distingue e in qualche modo le soppesa sulla bilancia della sua sapienza. E questo lo fa con l'anima. Senza dubbio l'anima, l'intelligenza con cui ha pensato tutte queste cose, attenti, è migliore di tutte queste realtà che ha pensato. Stupendo. Dunque, questa anima e spirito, non corpo, trascendi anche questo. Confronta prima questa tua stessa anima, confronta l'anima con lo splendore del sole, della luna, delle stelle. Lo splendore dell'anima è più grande. In primo luogo considera la velocità del tuo pensiero. Tu fai il giro che compie il sole molto prima di quanto lo faccia il sole. Vedi, sono le più vive, più forte la scintilla dell'anima che pensa rispetto allo splendore del sole che rifugge. Tu vedi con l'anima il sole che sorge, il moto di quest'ultimo, quanto è lento rispetto alla tua anima. Tu hai potuto pensare quello che il sole farà più in fretta di quanto lo faccia il sole. L'anima è davvero una grande cosa. Ma come si fa a negare queste cose? Ecco, dicevo, in Grecia c'è stato un solo filosofo con tutta l'intuizione, ma non l'ha sviluppata, ben lontano di qui, Eraclito, che diceva: i confini dell'anima non li potrei mai raggiungere, così profondo il suo pensiero. Effettivamente, pensateci voi, dunque, noi siamo solo un metro cubo, mezzo metro cubo, ma tutti noi pensiamo a questa stanza in cui noi siamo dentro, poi andiamo avanti, pensiamo a questa stanza nell'edificio in cui siamo. Pensate a Vendrisio, pensate alla regione, andiamo avanti, pensiamo all'Europa, pensiamo alla Terra, andiamo avanti. Come mai questo? Ma per quale motivo l'uomo non si rifiuta di pensare questo? Come anche Petrarca diceva, ecco, pensare. Ma non ti accorgi che tu sei molto superiore a qualsiasi altra cosa per questo? Proprio per questo e in questo. Già, ma non è tutto qui. È una cosa grande, già, questo luogo. Qui, fin qui i greci un po' l'avevano capito. Ma qui c'è di più. E io adesso arrivo alla frase sconvolgente. Ripeto, uno può anche non credere, ma attenti bene, non facciamo l'errore che troppe volte si fa. Se io non credo, non voglio neanche capire cosa dice l'altro. Eh no, cerca intanto di capire. Poi potrà dire: io non ci credo, però lui ha detto questo perché l'ho letto. E che è poi il motivo per cui con il collega Tisleri siamo, che è di formazione completamente diversa, abbiamo fatto un'opera che ha girato il mondo, sta girando il mondo. E perché abbiamo, se facciamo storia della filosofia, dobbiamo far capire che cosa ha detto l'altro, perché lo ha detto e come lo ha detto, a prescindere dal fatto che tu, io, la pensi come lui o come lei. Io devo fartelo capire, ecco. Allora, sentite cosa dice. Dio si è fatto uomo. Che cosa dovrà diventare l'uomo se per lui Dio si è fatto uomo? Questa è la rivoluzione della Pasqua. Allora, se un Dio si è fatto uomo, da quel momento l'uomo ha cambiato completamente peso specifico. Qualcuno giustamente dice che non è una creazione questa, è una ricreazione. Dio ti ha creato attraverso il Logos fatto carne ti ha ricreato, effettivamente. E che uno l'accetti o non l'accetti è un'altra questione, ma che questo sia il concetto più grandioso dell'uomo, e i romantici, gli idealisti l'hanno capito. Lo trovate scritto in Hegel, filosofia della religione, storia della religione, filosofia della religione, e in Schelling. È molto ben detto. Allora, qui addirittura dice un'altra frase ancora più forte. Sono queste frasi nel commento al Vangelo di Giovanni. Hans Urs von Balthasar diceva che Agostino ha scritto questi capolavori: le confessioni, la città di Dio, la Trinità,
il commento al Vangelo di Giovanni e poi aggiungeva anche il commento, ha commentato dal primo all'ultimo dei Salmi. Oltre a questo aggiungeva anche il commento alla Genesi, ecco, questa è la grandezza dell'uomo. Allora, a prescindere da tutto, io sono convinto che questo commento al Vangelo di Giovanni ha dei pensieri che sono veramente straordinari. Pensate che non l'ha scritta, per un bel pezzo l'hanno scritta in tachigrafi mentre lui faceva la predica, e non con i manifogli. Da un certo punto in poi invece ha dettato, l'ha dettata di sera, finito il lavoro, la dettava, mi pare dopo 3 giorni alla settimana. Quindi, ma vi dico una cosa particolare, conosceva, ma non so quanto, ma la stragrande maggioranza della Bibbia a memoria. La prima parte che ha imparato a memoria sono i salmi, proprio li citava in maniera perfetta. Ora sentite, con Cristo che si è fatto carne, siamo diventati non solo cristiani, ma siamo diventati Cristo. In che senso? Comprendete, fratelli, ma comprendete la grazia che ci ha concesso? Ammirate, dite, siamo diventati Cristo, se infatti egli è la testa e noi le membra, l'uomo nella sua completezza è lui e noi. Io penso che riuscite certamente a capire che qui è veramente una esplosione, un'altra faccia dell'uomo, l'uomo ricreato in questo mondo. Allora, l'interpretazione che l'uomo è fatto a immagine di Dio, direi essere molto l'enciclopedia, la soluzione che quasi tutti danno e ripetono, con la sua intelligenza, cioè per la tua intelligenza tu sei immagine di Dio. Beh, su questo punto anche Agostino insiste molto, ma ha capito di più, e adesso quello che vi dico è molto importante, ed è anche un concetto che di solito è ignorato, anche da alcuni teologi, devo dire, però Agostino lo ha capito e l'ha detto bene. Direi che io stesso, la prima volta che l'ho capito, ho pubblicato i testi di Papa Wojtyła, non perché li ho cercati, perché è capitato così, cioè io credo della provvidenza, quindi tanto per dire, un giorno arrivo a casa e mia moglie mi dice, ha telefonato il segretario del Papa, dice che siccome hai ripubblicato la Metafisica, gradirebbe riceverla in omaggio, se ti va bene. E lui ha mandato in Vaticano, cioè qui c'è il numero, faccio il numero, e la risposta è stata sorprendente. Cioè sì, ma la sua opera è andata in biblioteca. Lui, quando torna dai suoi lunghi viaggi, si riposa leggendo la Metafisica di Aristotele e annotandola. Guardate che la Metafisica è un'opera terribile, ma lo capisco in questo senso. E di lì è nata l'amicizia. E una sera il suo successore alla cattedra di Dublino ha invitato a cena in Vaticano, ma direi che non avrei avuto io il coraggio. È stato il suo successore che dice, come hai pubblicato tutto Platone in un volume, pubblica tutta la sua opera filosofica in un volume. E appena glielo ho chiesto, se l'ho detto sì, e ma lei ha scritto anche le poesie, mi dà anche tutte le poesie, sì, e le encicliche me le dà, perché l'uomo arriva alla verità, l'arte, la religione, sì, e lì poi è partito poi tutto il, ecco. Ma dicevo che proprio ragionando con lui, l'amore umano è grande amore quando imita Dio, ma in che senso? Non il Dio che crea l'uomo, come si dice di solito. Pensateci un istante, chi è il Dio cristiano? È una unità o è una dinamica di 3 persone? E l'amore che cos'è se non la dinamica di queste 3 persone? E quindi il matrimonio, l'unione con l'altro, è esattamente un rispecchiamento di questo. Ma allora veniamo qui al punto. Il rapporto dell'io con il tu non è solo un rapporto dell'io con un tu minuscolo, ma con il tu maiuscolo, e quindi triangolare,
tu instauri un vero rapporto con l'altro minuscolo se ti leghi con l'altro maiuscolo, perché l'uomo con l'uomo, noi sappiamo molto bene, è molto difficile che vada d'accordo, ma se si fonda. Allora il matrimonio può essere fatto in due modi, come contratto, allora risolto in ogni contratto può essere sciolto, ma come sacramento è un'altra cosa. E guardate che chi fa il matrimonio non è il prete, ma sono i due che invocano Dio testimone e si uniscono in funzione di proprio l'immagine. Allora, quando si dice che Dio diventa immagine della Trinità, e questo l'ho capito bene ecco, proprio adesso ultimamente facendo le confessioni, in due passi lo dice, non mi soffermo su quelli che sono particolarmente difficili, invece su uno più facile del Trinitate. Le mie confessioni usciranno insieme a una nuova edizione del Trinitate fatta da due giovani molto bravi che ho scoperto e ho detto fatelo perché così abbiamo facciamo un'operazione adeguata. Allora dice esattamente questo: Dio quello cercavo di troppo difficile, ecco, tu vedi la Trinità se vedi l'amore. Ma io pensiamo stupendo. Dico un'altra cosa, che così capirete. Se vi domandate, secondo lei, qual è il male più terribile dell'uomo d'oggi? Ah, non dubbi. Gli psicologi, i sociologi l'hanno riconosciuto ormai. È la difficoltà di mettersi in rapporto con gli altri. È diventato terribile. Guardate che prima le famiglie numerose, eccetera, insegnavi, imparavi molte cose. Adesso invece l'isolarsi rende tutto estremamente più difficile. In America, dove talvolta introducono cose anche che di per sé hanno un fondamento giusto ma banale, vabbè, sentite cosa hanno fatto: in alcune ditte serie hanno imposto d'obbligo che un giorno alla settimana è proibito usare l'email per comunicare dentro, tu devi andare di persona a parlare anche il telefono con l'altro. Ma è banale, certo che è banale, sì, è già significativo. E mi ricordo benissimo che una signora lì davanti ha fatto, che si è dimostrata intelligentissima nelle obiezioni, uscendo ho sentito che diceva l'amica: sai cosa farei prima di parlare con quell'altra? Gli mando l'email il giorno dopo o aspetto che sia uscita. E vabbè, capite che allora sì, ma questo dice semplicemente che non è quel, ma è Zygmunt Bauman, che è un sociologo che io seguo molto, è partito da Marx e dal marxismo, ma è diventato molto bravo per la saggezza. Mi diceva che anche le molte riunioni che oggi si stanno facendo per cercare di uscire dall'isolamento non hanno buoni esiti, certo, perché sono dei soli che si uniscono dei soli e tornano a casa più soli di prima. Più o meno, ecco. Allora, attenti bene quale sarebbe la soluzione. Cioè, e come? Accettare il diverso, l'altro. Non devi pretendere che l'altro sia come vuoi tu. Ecco, e instaurare questo rapporto, questo ne è evidente. E il grande Platone per prima aveva un po' capito questo e diceva che su certe amicizie che tu le pianti, ah ma quell'amico sì mi ha illuso, credevo che, ma non è come volevo io. Già, ma tu sei sicuro che di te l'altro non dica la stessa cosa, che non sei eccetera eccetera. Quindi la riunione, ora è qui il punto, se uno fosse un credente imparerebbe proprio questo, imparerebbe che l'unione dell'io col tu, ecco, dovrebbe essere in questo, diciamo, questo spessore assiologico della persona che accetta il diverso e instaura con lui un rapporto. Non c'è comunque l'uomo come persona senza il rapporto con gli altri, questo è il punto. Precisamente con gli altri attraverso il rapporto con l'altro.
Riporto un solo passo particolarmente significativo delle confessioni. Se ti piacciono le anime, amale in Dio. Il rapporto in questo modo diventerà stabile. Altrimenti se ne andremo. Amale dunque in Dio, e qui sentite che frase poetica, e rapisci a Lui, con te, tutte quelle che vuoi. E di a loro, amiamolo. È Lui che ci ha creato queste cose, e Lui è sempre presente. E dopo le cose che abbiamo detto, traiamo le conclusioni. La conferenza era proprio sul messaggio sconvolgente di Agostino, questa rete sconvolgente. Ma è qui il punto che vorrei insistere. Che poi tu non lo gradisca, dica non lo voglio citare, non elimina il tuo compito di capire perché e come ha detto questo. E per caso non ha qualcosa di giusto e di vero? Tutti si sono stupiti che il Papa abbia scritto la più bella commedia dell'Orefice, e parlando della crisi, delle crisi matrimoniali, molti, ma è un prete, come fa? E si dedicava per un numero di ore elevatissimo alle confessioni, e di lì ha imparato tutto, su qui, di problemi. E c'è una frase che mi ha colpito moltissimo, e che cito spesso perché è una delle più belle, e che passando attraverso, davanti all'orefice, è una donna separata, dice, ma io ho la vera d'oro, è entrato, ha detto, la voglio vendere. L'altro l'ha messo sulla bilancia e dice, non si muove, è a zero. Il suo marito è ancora vivo, sì. E allora guarda, questa unione ha un peso solo nel nesso strutturale con l'altro. L'amore è questo. Da sola non va niente, non ha peso, vedi che la mia bilancia, ecco. Allora, direi una frase conclusiva, forte e direi molto audace. Anche con la misera inquietudine degli spiriti che sono caduti, e spogliati della veste della tua luce, rivelano le loro tenebre, tu Signore mostri abbastanza bene quanto grande tu abbia fatto la creatura razionale, nella quale per avere pace e felicità, sentite, non basta nulla che sia meno di te. Per quale motivo ci sono tante depressioni, eccetera, nulla, ecco, ma che in fondo è, direi, nella struttura ontologica dell'uomo c'è scritto questo. Il fatto che all'uomo non basta nulla che sia meno di Dio è una delle più cospicue conferme della straordinaria grandezza dell'uomo. Ed è il motivo per cui Dio si è fatto uomo in Cristo, proprio per dare all'uomo ciò di cui ha bisogno, in quanto per avere pace e felicità non gli basta nulla che sia. Io direi che c'è
la possibilità di fare qualche domanda al professor Reale, approfittiamone. E io non so se c'è un microfono che ci possa aiutare, se no, casomai venite, c'è. Ce ne sono tanti, ecco. Allora, facciamo venire qui magari al banco per. Oppure tutti tutti hanno un microfono, tranne quelli sulle sedie, per me aggiungere un microfono. Vorrei dire un particolare, mi lasci dire un particolare che non solo ho fatto questo questa settimana, ma quando era direttore della pagina culturale del Sole 24 Ore, a un certo punto mi telefono e mi dice: guardi che lei deve smettere di scrivere solo sul pensiero dei filosofi, mi deve parlare della Pasqua. E così molte volte alla Pasqua e la pagina intera mi dedicava anche, è vero, ed è riuscita anche molto bene, quindi stavolta ha fatto la stessa cosa, ma in maniera diremmo molto più viva, e quindi ringrazio. Allora, chi è sulla sedia raggiunge il microfono, chi ha già il microfono, così io intendevo quelli sulla sedia, sì, perché molti sono isolati, il microfono. Ecco. Allora, la prima domanda io spiego a voi. C'è una. Prego. Deve chiarire il concetto di amore in Agostino, per cortesia. L'amore di Agostino è esattamente su cui si è molto discusso. Devo dire che i primi che hanno parlato sono con Nigren, al di là delle Alpi, dicendo che ha corrotto il vero amore cristiano. In realtà era il contrario. Allora, l'amore pagano, Eros, implica questo, che l'amore è acquisitivo, è un prendere ciò di cui hai bisogno e farlo tuo. Primo. Secondo, è tanto più grande quanto più grande è la cosa che ami. È sempre una cosa magnifica. Eh? E infatti io ho dedicato ai due lavori di Platone, Simposio e Fedro, parecchio studio, ma proprio per questo ho capito bene la differenza. L'amore cristiano si chiama agape, è il contrario, non è un amore acquisitivo che vuole prendere e tenersi, primo, secondo, non è vero che sia amore una cosa più grande, ma anzi è tanto più grande quanto è più piccola la cosa che ami. Le dico un particolare che quando ho spiegato questo a una lezione accademica, un ragazzo che si è dimostrato molto intelligente, e con tutte le spiegazioni, ecco, connesse, mi ha detto: ah, cose meravigliose, però non ci credo che siano fattibili. Se lei mi desse un solo esempio dell'applicazione di questo tipo d'amore, allora io ci vorrei credere, altrimenti devo dire che il vero è quell'altro di Platone. E io gli ho detto: allora ci siamo, hai capito bene che i due problemi erano questo, acquisitivo, prendersi, e quanto più grande la cosa, tanto più grande l'amore. Suor Teresa di Calcutta che cosa fa? Dona, tutto dona, non solo, ma le cose più piccole. Pensate che prendeva bambini buttati via, li salvava quasi tutti. Ma non tanto questo mi ha colpito, ma ha colpito un'altra cosa delle sue lettere. Quindi ancora adesso lo fanno, cioè che quando uno è moribondo ed è vecchio lo sbattono nella spazzatura, senza aspettare che cose terribili. E lei andava a raccoglierli, e qui non è che li salvasse, qualche volta è capitato, ma quasi tutti alla fine dicevano: grazie, ci hai fatto morire nel modo più nel modo migliore. Allora ecco qui, l'amore cristiano è questo donativo, Dio che dà il figlio e il figlio che dà la vita, ecco. E il contrario, non è la cosa più grande che rende più grande il tuo amore, ma il tuo amore in quanto donativo è tanto più grande quanto qui, ecco, direi che la società, senza poi chiamarla così, quando stabilisce molte regole per avvantaggiare gli handicappati, ecco, fa esattamente questo. Perché guardi che molte leggi che facciamo sono del fondo cristiano e non di altro, trasformate, ma
vorrei dire ancora un'altra cosa, che uno dei più grandi filosofi cristiani del secolo scorso, Kierkegaard, ha proprio detto questo. E siccome era un genio anche poetico, ha detto che non esiste tugurio, quindi uomo più basso possibile, più sciagurato, più infimo, davanti alla cui casa non si ferma Cristo, non bussi e non dica: mi vuoi? Se mi vuoi io sono per te. Stupendo, E dice un'altra cosa. Io penso che allora la persona più grande era lo zar di Russia. Pensate che Dio si occupi molto dello zar di Russia? È una cosa grande. Poi altre cose molto più importanti di cui occuparsi. E di cosa? Delle cose più piccole, del più infelice. Ecco, questo è l'amore cristiano rivoluzionario di cui la Settimana Santa è l'emblema. Grazie. Bene. Un'altra domanda sul concetto del tempo. Il tempo secondo Agostino. Agostino ha dedicato molte pagine nelle Confessioni, ma è proprio per questo. Come mai tante pagine? Guardate che le Confessioni non sono facili e direi che è il libro che mi ha impegnato più di tutti gli altri. Nel senso che io do ragione a chi ha detto che il genio ha 10 cose da dirti, l'uomo ingegnoso al massimo ne capisce 3, l'uomo comune una delle 10, e qui capite benissimo, sono di questo parere. Ma il tempo per lui era fondamentale, perché il tempo, come viene inteso da molti, è inteso come assoluto e quindi assorbe l'ente e nasce e lo risolve. Invece il tempo, la prima cosa che più mi ha colpito è questa. Innanzitutto il tempo tu lo capisci perché. Chi conosce il tempo? È solo la tua intelligenza. L'animale vive nel tempo ma non lo conosce. Con la memoria, passato come memoria, futuro come attesa, presente come passaggio, ecco. Ma soprattutto, e qui ha preso da Platone, ma andando molto oltre, il tempo sai cos'è? È l'immagine che si sviluppa dell'eterno. Immagine dell'eterno. Allora il senso del tempo come immagine dell'eterno acquisisce tutto un altro spessore. L'altro è questo, mi è molto piaciuta la pagina in cui dice: qualcuno ha sollevato questo problema, Dio ha creato il mondo. Ma prima di creare il mondo che cosa faceva? Era là, tranquillo? Ecco, e lui ricorda una risposta che qualcuno ingegnosamente dava. Sai cosa faceva? Preparava l'inferno per te che ti poni questi problemi. Ma dice subito: ah, non è questa la risposta da dare, dobbiamo trovare quella giusta. E qual è quella giusta? Beh, quella giusta l'aveva intuita Platone, come al solito, ed è stupenda. Prima di creare il mondo non c'era il tempo, perché il tempo nasce col mondo. Quindi prima della creazione non c'era il prima. Ma è una cosa che non capiscono tutti. E continua, ma io addirittura degli allievi dicevo: ma scusi, ma prima della creazione del tempo ci sarà stato un prima? No, perché se non c'era il tempo non c'era il prima. Poi il tempo nasce con, come immagine realizzata del paradigma eterno, dell'eterno. Un'altra domanda? Come faceva un uomo con un pensiero così puro ad accettare che l'uomo alla nascita ricevesse un'anima calata dall'alto già impura e contenente già un peccato originale? Non ho sentito per il tema del peccato originale di Agostino. Dunque, Agostino sul tema del peccato, devo dire che ha una soluzione, una posizione ambigua. Attenti bene che quella che presenta, e io non la condivido, è sbagliata, però oltre a questo dice le cose giuste.
Allora, secondo lui il peccato sarebbe la scelta di qualcosa di meno buono invece di quella più buona, l'inferiore rispetto al superiore, che era la soluzione che avevo imparato da Plotino. Il male è l'assenza di bene. Ma in molte pagine ha invece un'interpretazione molto giusta. Il male è la perversione della tua volontà che rinuncia a Dio. E questo è giusto. Allora, il primo che ha fatto questo, sarete come dei, dice la Bibbia, è proprio l'anno. Il non volere Dio come al di sopra. Ed è stupendo la risposta che dà questa. Molti credono vera la tesi sostenuta da Agostino. Quella è vera perché doveva risolvere il problema manicheo che il male è una sostanza opposta a Dio, e allora questo gli permetteva di loro. Ma in continue pagine ha quest'altra, e io vi dico, scusate, mentre Cristo sulla croce scegliere un bene inferiore rispetto a uno superiore? E la distruzione delle torri gemelle è una scelta di un bene inferiore rispetto a... E qui ha capito molto bene il grande poeta filosofo Dostoevsky, il quale ha detto: ha torto il manicheo, ma ha torto anche Agostino, perché il male è una terribile forza del demonio. Attenti cosa ha detto, il quale demonio non ha una sua consistenza da solo, ma deve appoggiarsi all'uomo per sussistere. Ed è vero, il male, ecco, e quindi io demonio non vivrei se tu non mi aiutassi ad andare contro Dio, esattamente come ha detto all'inizio. Quindi quel peccato originale è in fondo un'idea, ma fondamentale. La domanda che potrei farle è questo: secondo lei un animale razionale potrebbe fare delle distruzioni così terribili come fa l'uomo? Se l'uomo non fosse veramente una cosa straordinaria per cui corruzio ottimi, pessima. E l'altra domanda che faccio è questa, che alcuni dicono: però doveva fare in modo che noi uomini non peccassimo. Qualcuno mi ha detto questo, Dio creati, ti creo e tu non pecchi. È la risposta che do a questo. Allora, saresti come le api che fanno tutto in modo regolarissimo? Vorresti essere così? Che quello che tu fai è esattamente predisposto? No. E allora? Allora è questo il problema. È il problema del male, ecco, come voluto dall'uomo rinunciando a colui che lo ha creato. E siccome il primo che ha fatto questo è Adamo, ecco che volevo dire, il peccato è originale. Un'ultima domanda, magari è... Certo, sono tantissime, poi l'argomento... Beh, ma le domande che finora ho fatto sono tutte molto intelligenti. No, ma diventa sempre più denso, poi Agostino è un oceano questioni, di problemi. Tenete presente, prima il professor Leale ha ricordato le opere concrete che sono state determinate la Città Nuova in latino e in italiano, e sono poco più di 50 volumi, una sessantina di volumi, e sono circa quindi 60.000 pagine. Questo è il lascito di Agostino in formato abbastanza generoso e piuttosto intenso. Ed è una produzione sterminata che ovviamente non è facile nemmeno penetrare per contraddizioni, per la quantità di cose che è stata affrontata da Agostino, e effettivamente non soltanto discusso tutta la tematica cristiana, ma anche tutti i problemi della filosofia antica sono giunti un po' a lui come a un punto di riferimento, di verifica. Per concludere, posso concludere allora dicendo un particolare. Agostino è difficilissimo da capire, ma per una cosa, non per quello che dice che è chiaro, ma la soluzione ve la do con una frase di Martin Heidegger,
uno dei più grandi teologi del secolo scorso, è che Jean Paul Sartre considerava il capo degli atei, falso e bugiardo. Comunque, non era affatto, cioè cercava il suo Dio per tutta la vita, il suo Dio, che non era ancora cristiano. Bene, sentite cosa dice. Quando tu affronti un problema religioso, delle due l'una, o hai un briciolo di fede, e allora puoi capire, ma se non ce l'hai assolutamente, tu non puoi assolutamente capire. E allora va a dire addirittura, non mettere mani sulle, io aggiungo la confessione, su un'opera religiosa. Hände weg! Non mettere mani, perché ti manca il sostrato per capire. E io ho introdotto alle domande di chiarire meglio due concetti che mi farà capire. Se uno è completamente sordo, non può parlarti della musica o del rumore, né tu puoi parlare a lui e fargli capire, perché gli manca il punto d'appoggio. Se uno è cieco, non gli puoi parlare di colori, eccetera, eccetera, per lo stesso motivo. Allora qui il dramma, ecco, è che purtroppo vediamo in molti giornali, anche molto belli e profondi politicamente, quando parlano di problemi religiosi, è un disastro. Perché per loro la religione si riduce a sociologia, psicologia, politica. E invece qui è un'altra cosa. Allora, se non hai un minimo, ma ci vuole un briccio di fede, allora si capisce. Il primo che ha detto questo è stato il grande Taylor, c'è una sola pagina in Trattato di Misticismo, anzi una frase. E dice la prima volta, cioè l'unione del soggetto con l'oggetto, si va bene. E dice però, se uno non ha un minimo di senso del religioso, né Platone né un suo interprete lo può spiegare. E così io dico, se uno non ha proprio neanche un briciolo di fede, le confessioni gli sfuggono. E vi dirò di più, guardate che un grosso ateo forse le capisce bene. Chi non le capisce bene? E quelli che oggi sono molto poco numerosi, purtroppo, che dicono il problema non mi interessa, rimosso. Problema religioso, niente, ecco. E cioè il totalmente ateo. E allora ecco qui il punto. Per capire questo testo devi entrare in quel movimento forte, assai forte, che tu, ecco, la seconda cosa è questo, che non ho mai trovato una persona che avesse una fede forte come lui. E quindi è subito la fase conclusiva. E Kierkegaard diceva che un grande pensatore ha detto che una grande idea cambia le cose. Non è vero. Beh, diciamo che la può cambiare poco. Un altro invece grande scienziato ha detto dammi un punto d'appoggio e ti solleverò il mondo. Ma questo punto d'appoggio non c'è fisico. Ebbene, il punto d'appoggio è esattamente la fede. Allora direi che in Agostino io vedo esattamente il paradigma dell'incarnazione di questo punto d'appoggio per cui ha capovolto il mondo entrando in un nuovo modo. Una fede religiosa che sposta le montagne, ma addirittura direi che talvolta quando leggo il suo modo è direi strabiliante di parlare di fede, mi vengono i brividi perché è appunto di averlo. Allora voi capite per quale motivo ha fatto tutto questo. Questo scrive gli ultimi tre libri, tre della confessione, molti risaltano. In passato alcuni editori li tagliavano perché sono di esegesi biblica e invece sono confessioni e ve lo dice, sapete perché? Il mio compito adesso, la mia vita, è interpretare la parola di Dio. E quindi io ti confesso, Signore, che cosa so di te e che cosa non so. Ecco, allora avete capito per quale motivo voi scrivete queste opere in maniera, ecco, perché era suo compito far capire la parola, che lui, il verbo, che era per lui la parola con cui Dio ha creato il mondo, il verbo, è la parola che si è incarnata e ha ricreato l'uomo come sappiamo. Ecco.
queste parole direi che possiamo concludere. Non so se il sindaco vuole aggiungere un saluto o qualcosa. Il saluto l'ho già fatto in entrata, ma e quindi cioè, cominciamo... però credo che il saluto più bello è quello di dire grazie. Beh, però lei dovrebbe farlo perché ha fatto un'operazione che nessun altro sindaco mi pare abbia fatto. È rimasto senza sedia il sindaco, c'è il microfono. Il microfono dovrebbe funzionare anche se mi avvicino così, ecco, ma veramente siamo fortunati. Io credo che diciamo grazie al professor Giovanni Reali per questa magistrale lezione che ci ha portato in occasione della Settimana Santa e della Pasqua che stiamo per vivere tutti quanti assieme. Direi grazie ad Armando Torno per questo ciclo di conferenze che sta organizzando per conto dell'Associazione Mario Luzzi, che premettono a questo centro culturale che stiamo per realizzare a Mendrisio, e in questo senso mi permetto di salutare Rolando Petternier, vice sindaco, che è responsabile del Dicastero Museo e Cultura e sta lavorando assiduamente proprio su questo dossier. Tutto quanto ci porta a dire grazie, ma a guardare avanti con un grande messaggio di speranza e di ottimismo. E con questo vi saluto e vi auguro buona Pasqua. Grazie. Sono buona Pasqua, io ricordo l'ultimo appuntamento della stagione, no? Che sarà il 24 maggio, ci sarà una persona un po' importante dell'economia italiana, è un membro di Mediobanca, presidente di banca, eccetera, eccetera, già rettore di Bologna, e colui che ha realizzato quel museo di Bologna in 8 palazzi e chiese, cioè un percorso di museale nella città, e verrà a parlare appunto di cultura e di economia, come l'economia ha bisogno della cultura e la cultura ha bisogno dell'economia. E Fabio Versi Monaco, il professor Fabio Versi Monaco è un illustre studioso di diritto, ma oggi, proprio questa mattina, dopo un mese di insistenze, con messaggi del sindaco, presidente della fondazione appunto Maluzzi, ha accettato e abbiamo fissato questa data del 24 maggio. Per la Svizzera non è una data significativa, ma per l'Italia è l'ingresso della prima guerra mondiale. Non ci sono codenni di buona pace. Signor sindaco, lei sa per quale motivo non riesce a fare queste cose? Me lo lascio dire volentieri. Sa quanti libri hai in casa? No, che cosa? Provi a dire. 30.000! Ha dovuto prendersi un appartamento apposta per metterseli. E anche letti tutti. No. Vabbè, qui sono diventati privato e allora la conferenza è finita.